troppo bello per restare chiuso, troppa storia dentro per consegnarlo alla sola polvere. Dopo diversi cambi di gestione, il Caffè di Perugia risorge e va ad arricchire l'offerta dei locali dell'Acropoli perugina grazie alla famiglia Cherubini, con a capo Nazareno. In un palazzo del XIV secolo di via Mazzini, i clienti possono spaziare dalla colazione al pranzo alla cena, passando dagli aperitivi, anche all'aperto nei tavoli allestiti davanti all'ingresso. Novità importanti sono il lunch bar, con addetti del settore veramente bravi e professionali. Così che arriveremo a fare dall'aperitivo fino a tarda sera, con degli eventi che proporremo quest'estate, e speriamo che anche l'inverno riusciamo a portare gente in centro nei momenti più difficili. Un reparto gastronomia che prima non c'era, con selezione di formaggi e prosciutti, di salumi di qualità, tutta Umbria e Toscana o comunque sia centro Italia. Una caffetteria di livello, una pasticceria e cioccolateria sempre del territorio, insomma artigianale, che sono convinto che tutti ne saranno entusiasti. Noi speriamo che la gente apprezzi il nostro impegno, anche perché non siamo persone inesperte, in quanto abbiamo anche altri locali che fortunatamente funzionano, come il Gatto Nero in via della Pallotta, una rosticceria anche quella antica, forse la più antica di Perugia, e il Mediterraneo Pasta Pizza e Pomodoro di via Piccolpasso, che è anche quel format che siamo riusciti a creare, è unico, con il Componi Pasta e il Componi Pizza, ci ha portato delle soddisfazioni, almeno qui a Perugia. Locale simbolo e storico, voluto alla fine degli anni 90 dall'imprenditore Leonardo Servadio, il Caffè di Perugia è distribuito su 4 piani per 9 sale e impiega 15 persone. Le aspettative ci sono e i clienti apprezzano quello che abbiamo fatto, soprattutto la nostra cucina, la nostra pizza, e sono convinto che ci sarà abbastanza curiosità di vedere come riaprirà il Caffè di Perugia, uno dei locali più belli di Perugia.